che siamo? Sempre forza fare. Sì, sempre la vita. Oggi una qualità. E poi quando vai via del palma è diverso. Regista non regista, regista. Non la TV, buona TV. Mario deve fare un discorso. No. Deve fare un discorso. Dai. Ah, due parole, dai, veloci. Dai, Mario. Io lo faccio. Ciao. Allora inizia Mario, ragazzi. Vai Mario, ma vai là, dentino. Mario! Ciao. Da tutti voi. Ciao. Lo posso io. No, siete, si staccato. Prova. No, Mario. Lo devo dire. Sento. Arrivederci, salve. Chi indovina che lui vince un cappello. Vince un cappellino. Chi lo sa? La volta l'hai scambiato per il genitore di prima calciatore. Lo sapete in pochi. Domanda. Dai, lo facciamo più facile allora. Chi indovina chi è lui? Allora chi è lui? Il capitano del Parma, cioè nel senso quello che ha fatto più presenze, lo sapete? Sì! Sempre forza Juve, ricordate. Sì. Perfetto ragazzi, quando uscite prendete il premio perché avete indovinato tutti chi è. Però allora, visto che poi Simone deve andare, che è stato secondo me gentilissimo essere qui con voi, perché ho visto che tutti quanti voi eravate veramente contenti di avere un giocatore della prima squadra qui. Lui voleva farvi gli auguri di buon Natale, quindi parlerà per primo. Volevo farvi
Mi sentite? Allora, volevo farvi gli auguri di buon Natale innanzitutto a voi e alle vostre famiglie e poi soprattutto di divertirvi quando giocate, che è la cosa secondo me più importante, di non pensare a diventare dei giocatori per forza, ma a vivere lo spogliatoio, il gruppo, i ragazzi, e poi piano piano le cose verranno, di divertirvi senza nessun assillo. Questo è quello che vi auguro e che secondo me è la cosa che poi vi porterà più avanti possibile. Va bene, comunque, ciao. Allora, visto che dobbiamo un po' conoscerci, anche io sono responsabile del settore giovanile, tanti di voi chiaramente non mi conoscono, sono contento di avervi qua, veramente questa è la festa più bella perché voi siete le prime facce d'età e credo che siete quelle che emozionate di più quando vi vedo allenarvi e quando vi vedo giocare. Sono contento di avervi qua, spero che di fare un percorso molto lungo assieme a voi, cioè nel senso che io rimarrò a Parma perché voi rimarrete sicuramente, però noi calciatori e tecnici, poi e dirigenti, non si sa mai cosa succede. E quindi invece io mi auguro veramente di stare molto con voi, vi auguro un buon Natale e un felice anno nuovo. Grazie ragazzi. Mario, come va bene? C'è stato bravissimo.